degli studi di Padova, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione. Nicola Camporese, il 16 settembre 2024, è dottore in scienze e tecniche psicologiche. Spiego, la C è tra parentesi perché su tutte le mie tesi non c'era effettivamente. Ho scritto tecniche e ovviamente Word ti segna tutti gli errori che non sono errori, ma quelli me non mi paese di scuola non vanno mai gli errori. Ah, no. Perché sia un nome. Ah, ok. Allora, eccoti pronto questo papiro. Ovviamente lo scopo non è prenderti in giro, ma farti credere che sei stato forte per poi riempirti il culo di botte. Dai. Finalmente, anni di attesa a fremere ardentemente, fantasticando l'agognato momento che or dunque hai raggiunto con parecchio sgomento. Sì, se potrei parlare di un'istituzione, un mito di noi altri, anzi un gran coglione, coglio numero one, coglione. Nicola, all'anagrafe, in campo nella vita reale, ha deciso di mettere fine alla vita frugale. Tu, emerito francazzista universitario, ci hai fatto passare molti anni di calvario. Per noi tutti che questo giorno abbiamo atteso e tuttora pensiamo sia un enorme malinteso. Un brainstorming vogliamo fare, visto che troppo non ci possiamo dilungare. Fra 10 anni al tuo prossimo papiro non avrai scampo, canne, fratture, moto, biaci, Twix e Franco saranno spiegati in un lampo. Franco spiega. E quella notte di gennaio faceva un gran freddino, tra gioie e dolori sei uscito da un oscuro buchino. Già da bambino ti sei dimostrato pieno di passioni, tra cui la principale era senz'altro rompere il coglione. È vero. Ma non solo di giorno ti davi un bel da fare, anche di notte facevi tribolare. L'unico modo per farti dormire era girare in macchina fino a sfinire. La pattina per le scarpe hai voluto demolire e al pronto soccorso sei voluto finire. La lavanda gastrica ti ha dovuto fare per poter rimediare. Brutto come una spiega. Ero troppo piccolo per ricordare. Dicono che mi hanno trovato con la pattina delle scarpe in mano e hanno presunto che io l'avessi mangiata, quindi mi hanno guardato. E quindi mi hanno portato in questo soccorso e mi hanno fatto la lavanda gastrica. Ma te la ricordi? No, infatti forse non era una lavanda gastrica, ma era qualcosa di più traumatico che ho rimosso. A Natale mi è venuto in Italia. A Natale il trattore rosso ti sei fatto regalare. E quanti giri ci hai fatto fare, ma più grandicello hai voluto il motorino e nel cortile di casa sei caduto come un cretino. Spiega molto. Il motorino, ho fatto una bella accelerazione per arrivare al mio garage in fondo, c'era il pavimento bagnato e frenando all'ultimo ha perso un attimo l'equilibrio. È colpa del motorino? No, del manto stradale non adeguatamente pulito. E sempre curioso e insistente sei stato fino a che non venivi accontentato. Tanti sport hai voluto provare e un calciatore avresti voluto diventare. No, lo sarei diventato mamma se non mi aveste tappato le ali. C'erano le società che mi chiamavano, Bubi, società che mi chiamavano e lei no, perché devo portare tuo fratello dall'altra parte. Sempre colpa di qualcuno. Allora, la mamma una carriera al bassamento ti ha impedito? Allora, la mamma una carriera al bassamento ti ha impedito e al crocifisso hai giocato tanto aereo di coglionito. Oltre a calzare ti piace anche sciare e quante risate a corni ci hai fatto fare. Dammi 3 parole, sole, cuore, amore, fluorescente. Sei sempre stato troppo divertente e anche i giri in bici ti piacevano. No, mi piacciono ancora fare i giri in bici. Ti piaceva fare, tanto che al giro dell'Oca sei voluto andare.
60 km abbiamo pedalato fino ad avere il culo quadrato, racconta il Giro dell'Oca. C'è un'associazione che si chiama Amici della Bicicletta, fanno dei giretti, un'associazione di Padova, bellissima Amici della Bicicletta, tu sarai una fan numero uno. Allora, insomma, comunque una volta abbiamo fatto un giro con la mia famiglia e tutti questa associazione, però ci hanno fatto fare un giro della Madonna di 60 km, c'è gente che non aveva mai preso la bici in mano e probabilmente non la riprenderà più. Poi dai, si volevi sempre andare a dormire, ma dalla mamma te lo sei fatto impedire. Con un gatto invece di notte andavi a pescare, e tuo fratello Andrea ti sei dovuto portare. E il casco in testa per dormire avevi dovuto tenere, quando la pioggia scendeva quelle sere, spiega le vostre pescate. Vabbè, comunque con un mio amico eravamo nei laghetti, ci accampavamo con la tenda e siccome non avevo cuscini o altro ed ero un motorino, l'unico modo per dormire comodo era stato mettermi il casco e mettermi perché è tutto bello pulito. È bellissimo, che ricordi. Il periodo delle superiori è stato del poco travagliato, tanto che diverse scuole hai cambiato. Al Tito Livio non hai raggiunto il tuo scopo e al Cornaro sei approdato l'anno dopo. Anche qui non hai avuto voglia di studiare, tanto che all'America i compiti li sei sempre fatto fare. Alla Ferraro di guai ne hai fatti passare tanti. Un giorno hai messo in mezzo Nemo nella giustifica con la Fatti. In realtà era con la Sardella, se non sbaglio. Spiega. Ah sì, spiega. Tra gli ultimi giorni di scuola che si cazzeggia ancora di più, io ho proprio saltato un giorno fa, l'unica volta che ho bruciato l'ho dichiarato, ho detto guardate io oggi non vado, sono andato al mare, quindi il giorno dopo nella giustificazione, forse ero maggiorenne quindi me la sono potuta fare, ho scritto che ero stato assente perché ero alla ricerca di me. E non capisco perché mi abbiano bruciato quell'anno. Stato bocciato e solo alle serali del Belzoni ti sei diplomato, capra ignorante. Però Impegno Università di Padova ha trovato un fervido sovventore. Quanti investimenti ha potuto finanziare il magnifico rettore? Ci hai messo 10 anni, vergognati. Allora, due intanto non sono stati pagati perché c'era il Covid e non li ho pagati. Bravo. E degli altri io ho il mise basso, quindi. Ok. Perché io ho la residenza da mia nonna, Diana, tu non lo sai, ho la residenza a lei, in cui non facciamo neanche 1000 euro. Alla fine, anche se con qualche distrazione, sei arrivato a destinazione. Agli esami, infatti, te la sei sempre cavata, seppur con qualche pagina saltata. Comunque la regola del 50% vale perché cioè, se ti va bene, ti va bene. E non ho tempo di studiare perché devo lavorare, era la tua frase preferita. Perché era una formazione lineare. Chissà perché. La ripeto, sì. Non ho tempo di studiare perché devo lavorare, era la tua frase preferita. E una moltitudine di lavori hai cambiato nella tua vita. Hai fatto persino il becchino, sempre con badile in mano. Chissà che altri lavori hai fatto, magari con il tuo grosso anno. Ora fai il commerciale alle Poste, un lavoro da re. Non fai mai un cazzo, beato te. Lui è stato il mio padrino del battesimo, no. E quindi forse
una certa bisogna imparare dei valori a neare queste delizie. Speriamo che non arrivi mai la pensione, se no sì che ci tocca lavorare. Allora, una vita che molti hanno da sempre bramato, ed è per questo che il sogno italiano per alcuni sei diventato. Ma è proprio Poste Italiane che dobbiamo ringraziare, se le tue mille passioni negli anni hai potuto coltivare. Leggere tutto da un fiato. Da sempre sport dipendente, dal calcio a Taibox, al giotto deludente, degli Jupiter ora giocatore sempre presente, persino del vicino te ne frega più niente, tutti conosciamo la tua dote più evidente, e fare il cenerentolo con la scopa quanto sei potente, ciclismo, caccia, pesca, da che passato non c'è, ora solo vegan friendly e il tormentano travolgente, ora che sei dottore ti credi tanto intelligente, ma in realtà sappiamo tutti che sei un grande incompetente. Negli anni quante ne hai combinate? Stasera alcune chicche verranno svelate. Quella notte di Capodanno eri un po' esaltato, con un petardo in giardino ti sei avventurato, hai acceso la miccia senza pensarci due volte e boom, ti sei quasi ritrovato con le dita più corte. Racconta e vergognati. Perché quando prendi 8.000 petardi a un euro, quindi ho tipo acceso tutto. E effettivamente è un male allucinante, perché il consiglio era troppo mefisto. Sì, per fortuna lo tenevo con due dita che mi si sono completamente aperte e per 10 secondi non ho guardato la mano perché pensavo di averla persa. No, guarda, mi scherzo. Anche Napoli. E ci sono testimoni qua che possono dire. Ho detto guardate voi, guardate voi. Quando hai montato il PC eri tutto gasato, ma per un mese non ha mai funzionato. Madonna. Hai bestemmiato, hai dato la colpa al destino, poi hai visto il connettore, stupido cretino. Mi sa che mancava, ma cos'è? Era il cavo. Non l'aveva acceso. Comunque non avevano detto che andavano a correre. Hai provato su Twitch a fare lo streamer di videogiochi, ma ogni volta gli spettatori erano veramente poca. Dicevi diventerò famoso, mi stupirò sicuramente, ma alla fine le tue dirette sono fallite miseramente. Quattro spettatori minimo li hai fatti, quattro. Oh, guardate che io sono affiliato Twitch, tutti i soldi. Cosa pensate? Allora, poi racconta a tutti quali erano i tuoi progetti. No, abbiamo perso la cartella. Ma io non posso perdere la fotografia di mia cognata. Allora, nel clan Garfield ti credevi il migliore, sempre a vantarti che ego da signore, ma hai fatto girare le palle a tutti quanti, sei stato bannato e hai imprecato tutti i santi. Uno strano team coimo avevi pure creato, ma su Dota e Starcraft ogni notte venivi brutalmente asfaltato. Non dimentichiamoci il tuo senso dell'orientamento, ogni volta che fai da guida per noi è un tormento. Seguiamo la recensione, il sentiero è per di qua, dicevi per rassicurarci, dentro una base militare invece hai finito per portarci, sì, però ci hanno anche aperto per farci uscire. E poi quella volta al ritorno dalla gita che la macchina della Monica in mezzo al bosco è finita. Racconta i due episodi se hai coraggio. Non tanto. No, vabbè, comunque allora la gita è perché ero con due donzelle e voglio dire, non penso abbiano più senso dell'orientamento di me. E quindi io dicevo guardate che prima o poi sbucheremo e siamo andati dentro una base militare, ma dei colli. Dove c'è solo una vecchietta che ti fa il caffè, cioè, e quindi basta. Invece quella volta là della macchina di mia mamma, quando ancora i navigatori funzionavano
fatto fa, cioè praticamente eravamo da Siago, invece che fare i tornanti come tutti i comuni mortali, forse c'era l'impostazione strada più breve e solo che veramente abbiamo rischiato di, per un attimo di restare lì, perché era completamente una strada, tipo era un letto di un uccello, cioè c'erano di un torrente, c'erano dei massi enormi, e con la macchina per fare 300 metri mezz'ora, perché ero completamente in discesa e col freno dovevo piano piano cercare di non incastrarmi, perché la macchina è anche bassa, non sarebbe comunque era un'adrenalina che mi dico. E poi basta, siete discesa, perché abbiamo quasi finito e qui ce ne sarebbero una serie da raccontare, ma poi tu non ci dai più da mangiare e noi siamo qui solo per quello. Ci vogliamo comunque complimentare. Ora dottore, dottore, lasciaci cantare. Dottore, dottore, dottore del mondo, babacu, che onore, che onore del mondo, babacu, babacu. Ora ci sono i ringraziamenti importanti. Allora, Ercolino e le foto delle sue cacche ad ogni ora del giorno e soprattutto della notte, Merlino e Ombro perché altrimenti si offendono, Miro per completezza, i Gates che ti odiano, ma va bene così, il team Coio, i becchini di tutto il mondo, le vacche che pascolano felici, l'alimentazione sostenibile, la lotta al cambiamento climatico, Posti Italiani che ti consente di guardare tutte le serie di Dragon Ball e non solo, Ambrogio per essere il prezioso aiutante nonché un angelo inviato da Dio, tutte le spugne dei tersini che sono devi spiegare loro. Devi spiegare Ambrogio è un rodino, quello che aspira per te, se fosse lui sarei finito, tutte le spugne dei tersini che sono i tuoi migliori amici, i Rice Krispies che ti svegliano alla mattina insieme al latte di soia. Oh, che bello, latte e cereali. Vabbè, e le panchine di ogni città per i tuoi pisolini, il tofu che ti fa cagare, Renato, grande Renato, Franco e il suo maglione giallo vomito. Franco è l'allenatore della mia squadra vecchia, attenzione, i coccodrilli, la Giotto, la Jupiter, non solo sport con i buchi, beh adesso, due passi e una corsa, la Seat rosa verde, il senso dell'orientamento, la pizza patatosa, la cocchina zero con ghiaccio e limone, il petardo, Bocco che ti ha rotto la clavicola. Bellissimo, bello. Credibile? E le tue dita dei piedi fratturate molteplici volte, i buoni propositi mai rispettati, questo è importante, la sveglia alle 11 del mattino solo la domenica, il magnifico rettore, Mickey e la tua futura casa a Miami, sì. La Giorgia e la sua poltrona di vano letto a New York, Ita Highways e i suoi pasti vegetariani, Trenitalia e i suoi ritardi, magari fossero ritardi, c'era sciopero, non sono mai venuti, autostrade, i cammini di tutto il mondo, i materassini comodi, Corfù, i Frienza, gli amici, Gianluca Marciume, i parenti, Cipe Gioco, Pino, Ciccio Andre la mano, Ciccio Ricchi Sonà, Carmelina del Prezzo, Checco, i Pooh e il mini Tommy, la tua compagna di camping Robby e la tua compagna di vita Renny. Discorso a tutti coloro che volete.
stanno lavorando, guardatemi, se la potete fare. No, a parte gli scherzi, a me è piaciuto farla, perché vabbè, l'ho scelto io, ho scelto una cosa che mi interessava, avevo i giorni di permesso da lavoro, ma questa è solo l'ultima delle cose. Ci sono momenti e momenti nella vita, sono contento di avercela fatta perché è stato un cammino lungo e sicuramente merito di un po' di persone che mi hanno aiutato, sostenuto, eccetera, eccetera. E basta, però a parte gli scherzi sono veramente felice di condividere queste cose con voi, famiglia e amici. E... No, Carmela, hai preso la cardioaspirina. Non è finita qui, ragazzi, perché se no in 7 ore e 42 di lavoro. Quindi sono pre-iscritto alla magistrale. Va bene, va bene.